Sicuramente un ruolo fondamentale quella dell'educazione e della formazione anche di questo gruppo di persone, di formatori del forum oratorio delle Marche con questa esperienza oratoria online e tra questi c'è Mauro Rinaldi. Tu sei un maresciallo dei Carabinieri, Mauro, però poi ecco, la tua vita è la formazione degli adolescenti. Come mai? Nasce da una storia di oratorio vissuta nell'età giusta, 17, 15, 20 anni al massimo. Poi a un certo punto ti rendi conto che i ragazzi di oggi non hanno più quello che avevamo noi, nel senso i numeri sono cambiati. È chiaro che, ecco, qui vedete delle immagini del nostro oratorio, un pomeriggio tranquillissimo dove i ragazzi giocano a calcio balilla e a ping pong. Oggi è chiaro, i sacerdoti sono in numero nettamente inferiore a quelli che erano una volta quando eravamo adolescenti noi. E quindi c'è da prendere consapevolezza di questa situazione mutata, e qui vedete appunto proprio la bandiera, e c'è appunto da farsi carico, la comunità cristiana non può non farsi carico di questa nuova esigenza, che è quella appunto di seguire più da vicino i ragazzi durante questi pomeriggi, prevalentemente invernali, ma anche in estate, dove appunto la presenza di un operatore educatore è diventata importante, fondamentale. Quindi un tempo non soltanto importante di quantità, ma secondo noi un tempo importante di qualità. E c'è questa nuova veste di educatori, tant'è vero che la diocesi qui ad Ancona sta organizzando, attraverso la Caritas, che ha un po' più di esperienza, diciamo, nel settore, delle proprie formazioni specifiche alla mondialità, proprio per andare incontro a chi magari non ha avuto le esperienze di Donatello e quindi di andare fuori, ma di cercare di capire ancora meglio l'altro, che invece è in casa nostra, e questo è evidente nel quotidiano. Quindi anche questi sono strumenti che vanno a far parte di un bagaglio culturale, così, degli educatori, che poi in qualche modo si deve cercare di trasmettere anche ai ragazzi, perché non so se si è visto nelle immagini prima, anche nei nostri oratori i ragazzi sono ormai di etnie diverse, anzi in certi casi le notizie che ci arrivano dalle varie sedi testimoniano che sono più i non italiani che i locali. Quanto tempo dedichi tu, Mauro, ad occuparti della formazione degli educatori? Ma il tempo è tantissimo, perché ci sono degli appuntamenti fissi come quelli che vedete adesso, dove un gruppo di ragazzi più piccoli sta facendo e un giornalino, e allo stesso tempo stiamo tirando avanti un discorso di consapevolezza in internet con dei filmati, degli audiovisivi proprio predisposti da case editrici che adesso non stiamo qui a pubblicizzare. E quindi c'è, oltre a questo appuntamento fisso, poi ci sono degli appuntamenti di diocesi, ci sono degli appuntamenti di coordinamento, ci sono dei corsi di formazione che vanno preparati e vanno poi portati in giro con dei veri e propri format. E diciamo che è un secondo lavoro a tutti gli effetti, La nostra generazione non è nata con il computer, quindi hai dovuto studiare per forza, insomma, tutte le magie di internet. Sì, beh, effettivamente fa parte un po' del mio quotidiano professionale, quello dell'uso delle conoscenze e della tecnologia. Ed è chiaro che questo poi ti aiuta a condividere determinate informazioni, valori, di cui anche Donatello parlava prima. Ecco, una cosa alla quale vorrei aggiungere è questa: è vero la condivisione di valori, però è vero pure che si devono dare certezze, attraverso modelli educativi, finiti, certi, stabili. Penso che, se mi posso permettere, l'artista in studio sta veramente disegnando su tela quello che è proprio il nostro animus, persone che insieme, tenendosi per mano, ho visto profili più grandi degli altri, quindi generazioni diverse che per mano vanno verso quel bianco che lui prima ha indicato come un colore di purezza e oltre che un colore di pace.